Il 28 di febbraio, Papa Benedetto XVI è il nostro Papa in piena funzione, continua il suo insegnamento e il suo ministero. E abbiamo Confermati delle tutti gli occasioni appuntamenti, il Papa, preziose precisa Padre Lombardi nell'ormai quotidiano briefing, all'Università Cattedrale, all'Università onorerà gli impegni Cattolica. presi, le visite ad Elimina, gli incontri con i presidenti stranieri, le celebrazioni, a partire da quella di domani pomeriggio, nel giorno delle ceneri, che si terrà eccezionalmente a San Pietro. Sarà l'ultima grande cerimonia. Nella basilica c'è molto più spazio e quindi, siccome si può supporre che ci sia molto pubblico che vuole venire, molti fedeli che vogliono venire per pregare con il Santo Padre e anche cardinali, vescovi che vogliano partecipare, Santa Sabina sarebbe stata troppo ristretta. A San Pietro, spiega il portavoce della Sala Stampa Vaticana, si terrà anche l'udienza generale prevista per il 27 febbraio, una scelta che darà la possibilità di salutare per l'ultima volta il Santo Padre, che, ribadisce ancora Padre Lombardi, non ha malattie specifiche, ma un indebolimento fisico dettato dall'età. Confermato invece l'intervento al cuore, effettuato qualche mese fa, un intervento di routine. C'è stata una sostituzione, diciamo così, di routine delle batterie, insomma, del pacemaker che già c'era da lungo tempo. E quindi non è assolutamente un intervento rilevante di nessun genere. Il pontefice, che non avrà influenza sul conclave incaricato di eleggere il suo successore, lascerà alle 20 del 28 febbraio perché, dice il portavoce della Sala Stampa Vaticana, a quell'ora finisce la sua normale giornata operativa. Infine, una curiosità. L'anello del Papa, conclude Padre Lombardi, sarà terminato, probabilmente spezzato, dopo il 28 febbraio, probabilmente perché si tratta di situazioni inedite, oggetto in queste ore di studio da parte degli esperti.